Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati questa mattina. Altro accessorio preso su Amazon, dell'iClever, è un trasmettitore FM universale modello ICF27. Ma a cosa serve? Tutti quei veicoli che ancora non hanno la connessione Bluetooth, non hanno la possibilità di avere il viva voce in auto o poter ascoltare la nostra musica all'interno del nostro smartphone, potremmo utilizzare un accessorio di questo tipo. Vi dico in questo momento costa 15,50 quindi davvero un prezzo ridicolo, ma andiamo a vedere insieme quello che si troverà all'interno della confezione come è conformato. Allora, intanto inizialmente abbiamo un attacco eh, proprietario, diciamo per il nostro accendisigari, con la possibilità di utilizzare anche la presa USB per andare a ricaricare altri prodotti, molto intelligente come soluzione. Non andremo ad occupare l'unica, magari, eh, attacco accendisigari che ci sarà all'interno del nostro veicolo. Un led di stato che appunto ci farà vedere quando è collegato, poi abbiamo il trasmettitore vero e proprio. Questo è formato da un microfono frontale, due mh, pulsanti che ci danno la possibilità di scegliere la frequenza da utilizzare. E un attacco Jack 3.5 standard che andrà mh, applicato nel nostro dispositivo, quindi il nostro smartphone, per andare ad ascoltare la musica piuttosto che i video o le telefonate stesse. Che potremo fare in viva voce direttamente in auto tramite l'impianto audio, ma come funziona poi in realtà il nostro dispositivo? Allora, innanzitutto dovremo scegliere una stazione radio sufficientemente libera per non avere problemi di flussi e quindi a migliorare di molto la qualità. Della chiamata o della, o della musica che andremo ad ascoltare. Scusate il sottofondo ma le finestre sono aperte. Cosa succede? Innanzitutto vi dico: se non sapete quale stazioni sono libere e, o più o disponibili per fare questa cosa, potete andare tranquillamente su internet e cercarle. Troverete una guida con il, mettendo il cap del vostro paese per utilizzare appunto le stazioni migliori una volta andato a cercare appunto questa stazione andremo a metterla sia nell'autoradio che su questo dispositivo. Questo andrà a coprire la stessa stazione e quindi tutto quello che verrà diciamo andrà ad uscire dal nostro jack 3 mezzo. Andrà a finire nella nostra autoradio. L'ho provato, funziona molto bene anche in viva voce. Vi devo dire, mh, ascoltare una chiamata con tutte le casse del, del mio veicolo è davvero una figata. Quindi promosso 15,50€. È un dispositivo economico, fa bene il suo lavoro. Ovvio, ragazzi, ci sarà ogni tanto da andare a modificare magari la stazione perché se facciamo un lungo viaggio potremmo avere bisogno di andare a modificarla leggermente però è uno scotto che si può pagare anche diciamo con una certa tranquillità perché poter fare le chiamate in viva voce piuttosto che ascoltare i nostri MP3 con 15 euro è la soluzione più economica mh, per rendere il vostro veicolo se magari un po' più datato un po' più moderno diciamo ciao a tutti se il video vi è piaciuto mettete un bel like e ci vediamo alla prossima ed eccoci al funzionamento generale del dispositivo già fissato all'89.1 sia il nostro trasmettitore che la nostra autoradio come potete vedere l'attacco è già stato montato e andiamo a sentire una chiamata direttamente al centro assistenza volafone Benvenuto in. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet digita 1. Per la telefonia fissa digita 2. Come potete aver sentito, la chiamata viene effettuata senza nessun problema e anche la qualità del viva voce è davvero buona. In questo caso stiamo utilizzando le casse del nostro veicolo. Un'ottima soluzione e vi dico già la verità penso che lo utilizzerò per un bel po' di tempo visto che in questa macchina il viva voce non ce l'ho e quindi nessun problema vediamo se riesco anche a molto molto bella di usare anche molto veloce recensione mia qualcosa di particolare è stato che, che mi ha fatto venire voglia dell'acquisto infatti quando noi andiamo a premere come potete aver sentito anche questo è un video di YouTube fatto del mio canale e questo è l'audio. è messa alla stessa e vi dico molto potente. Bene ragazzi, con questo concludo dicendovi che il dispositivo funziona in modo egregio e ve lo consiglio all'acquisto. Ciao a tutti!